Buonasera, care e cari Darksider, benvenuti sui nostri canali. Siamo live su YouTube, Facebook e Twitch. Darkside Storia Segreta d'Italia. Per chi non ci conoscesse, siamo un format di inchiesta indipendente e ci occupiamo principalmente di casi particolarmente oscuri, Darkside non a caso, della nostra storia recente, quindi anni di piombo, strategia della tensione e casi di cronaca nera. Ecco, l'argomento di questa sera è un argomento che abbiamo già dibattuto in passato. Ci piace continuare a farlo perché è talmente vasto che i filoni sono veramente tanti. Ma prima di cominciare, ci tengo a ringraziarvi perché la puntata della scorsa settimana, dedicata al caso di Emanuela Orlandi, ha veramente segnato dei risultati importantissimi per noi che siamo piccolini. Quindi vi ringraziamo veramente tanto, speriamo di replicare e di fare ancora meglio con questa puntata. Stasera di cosa parliamo? Stasera parliamo di un argomento veramente inquietante. Parliamo del caso del mostro di Firenze, ma sotto un profilo apparentemente secondario, quello delle vittime collaterali. Chi sono e che cosa intendiamo per vittime collaterali lo scopriremo tra poco con i nostri ospiti. Chiedo ad Andrea, il grande vecchio dietro le quinte, di mandare sullo schermo il magistrato, ex magistrato Giuliano Mignini, salve dottore, l'avvocato Michele Antonioni e il Buonasera. giornalista Alvaro Fiorucci. Grazie a tutti per aver Buonasera. accettato Grazie a l'invito voi. di Grazie Darkside. a lei. E Alvaro è già, insomma, stato presente, nostro ospite diverse volte, lo sarà anche in futuro per parlare del caso Sonia Marra, su cui ha pubblicato recentemente un bellissimo libro. Il dottor Giuliano Mignini e il suo avvocato Michele Antonioni sono qui presenti perché a vario titolo si sono occupati direttamente di questa oscura vicenda. Ma non perdiamo tempo e mi rivolgo in prima battuta ad Alvaro per una brevissima nota introduttiva. Alvaro, chiedo il tuo parere di giornalista di lungo corso, 1968-1985. Sono stati 17 anni di terrore, 16 vittime ufficiali e un numero imprecisato di vittime che magari chiamiamo collaterali anche in modo improprio, ma poi cercheremo di capire se così si possono definire. E quando si può dire, dal punto di vista omicidiario, realmente conclusa questa vicenda? Secondo te che hai seguito questa storia? E poi facciamo un giro e arriviamo a sentire anche cosa ne pensano i nostri altri due ospiti. Ma io credo che possiamo cominciare da due vittime che non sono mai state decisamente considerate tali, ossia non sono state mai, delle quali non si è parlato mai proprio come vittime collaterali. Per esempio, Pietro Pacciani potrebbe essere una vittima collaterale. Sulla morte di Pietro Pacciani mentre aspettava il giudizio di secondo grado, dopo che la Cassazione aveva rimandato gli atti alla Corte d'Appello, è morto in circostanze che molti inquirenti hanno definito circostanze non proprio chiare. Addirittura si è parlato di avvelenamento o comunque di somministrazione di farmaci letali. L'altra vittima collaterale è, se la tesi e le ipotesi investigative che hanno ispirato il lavoro del dottor Giuliano Mignini sono corrette, un'altra vittima collaterale è il medico perugino Francesco Narducci. E su questo dedicheremo ampio spazio nel corso della puntata. Ora mi premeva dire perché io penso che lui possa essere stata una vittima collaterale, perché anche la recente commissione antimafia ipotizza proprio questo, cioè Narducci sarebbe stato ucciso nel momento in cui era diventato inaffidabile per certi affari.
Io non so, adesso non posso spingermi a dire direttamente collegati alle vicende del mostro di Firenze, anche se c'è un'ordinanza del GIP che la morte di Francesco Narducci la mette in relazione proprio alle vicende fiorentine. Dunque, ma questi due personaggi possono essere considerati. Allora, sì, sì, prego. C'è tutto un elenco degli inquirenti, esatto, hanno dei quali gli inquirenti hanno tenuto conto. E qui adesso mi dovete perdonare, perché dato che le date sono tante, i nomi sono tanti, io do un'occhiata al mio libro 48 Small, nel quale ho raccontato la vicenda di Francesco Narducci, ma ho anche fatto per sintesi la vicenda. Prego, quando... allora se abbiamo questo elenco ti invito a leggercelo e poi passiamo... Sì. Al dottor Magnini, faccio il più veloce possibile. Per esempio, 7 agosto 1993, a Pisa vengono incaprettati, uccisi e bruciati Francesco Vinci e il suo servo pastore Angelo Vargiu. Francesco Vinci è stato arrestato, è stato uno degli arrestati come mostro del, come appunto mostro. Ma questo ci arriviamo dopo, senza entrare troppo nel merito. Facci proprio l'elenco, poi tanto. Quindi siamo, Gianluca, siamo allora al 19 agosto 1993, Barberino Valdelsa, non voglio sbagliarmi, Milva Van Malatesta e il figlio Mirko di 3 anni uccisi e carbonizzati. La Milva Malatesta avrebbe avuto una relazione con il bambino. Lo diciamo dopo. Elenco dei nomi, Alvaro. Soltanto poi andiamo al 94, Anna Milvia Mattei, una prostituta che frequentava Vinci. Giuliana Manciotti, una ex ballerina quarantenne, 30 pugnalate, 12 febbraio 1982. Clelia Cuscito, 37 anni, altre 15 coltellate. E questa va bene, Alvaro, io direi facciamo un attimo una pausa, perché altrimenti rischiamo di perderci un attimo i pezzi per strada. Allora, dottor Mignini e dottor Antonioni, torno un attimo sulla stessa domanda, ovvero Alvaro ha toccato dei punti importanti, ha citato delle vittime sicuramente poco note all'interno di questa vicenda, però ne ha citate invece altre due molto importanti: Narducci, che la cui morte risale all'85, e Pacciani, che se non sbaglio è morto attorno al 98-99. Ecco, allora, però ci sono delle persone collegate a questa vicenda, che delle morti che arrivano fino al 2003. Ecco, quindi io vi chiedo, senza poi entrare troppo nel merito perché ci arriviamo, quando si può dire conclusa la vicenda omicidiaria, le morti che circondano questo caso? Dottor Mignini. È difficile dirlo, perché potrebbero esserci ancora in circolazione dei soggetti, dei possibili testimoni, delle persone che potrebbero essere a conoscenza di fatti che magari il gruppo di persone, perché a questo punto mi sembra evidente che si debba parlare di un gruppo di persone e non di un singolo, perché un singolo non avrebbe potuto compiere i delitti che sono stati commessi, e poi tutta questa serie di attività che sono anche attività di depistaggio. Cioè, veramente mi riesce proprio impossibile immaginare un soggetto che senza avere a disposizione un palo, nel senso un complice che controlli il territorio, spara all'uomo, uccide la donna, poi
la porta fuori dalla macchina in genere, poi ci sono casi anche in cui erano tutti e due fuori, compie le scissioni in alcuni casi in maniera perfetta, le prime scissioni, Candicci in particolare, in altri in maniera grossolana, ma comunque li compie in piena notte, notti in una zona, in zone di campagna che sono assolutamente, sono in piena oscurità, se dovrebbe anche utilizzare con una mano illuminare o con un, si diceva, con un copricapo, con una luce, illuminare la zona e insomma, e poi portare tutto questo materiale e insomma con tutto il sangue che ci si dovrebbe immaginare, veramente pensare che un singolo possa fare tutto questo da solo, veramente io non... Su questo dottor Minnini, infatti discuteremo a lungo, perché lei tra l'altro è stato consulente dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta che ha concluso i lavori in modo anticipato, ma che insomma è giunta a dei... per la fine della legislatura, no? Semplicemente. Esatto. Quindi poi io sono d'accordo con nell'indicazione di morti collaterali, ce ne sono tante. Ci sono intanto le prostitute fiorentine, quelle sono importanti. Ci sono personaggi, non erano prostitute, come era una studentessa, come la Caltabellotta, per esempio, la Ciabani che... Ci arriviamo alla Ciabani, se non anticipiamo... Ci sono anche situazioni, io me lo ricordo, iniziarono all'inizio della nostra indagine, c'erano vittime, erano cadaveri, e le scissioni dei cadaveri nelle cappelle del Commiato. Quello anche, erano cadaveri ovviamente, però erano anche quelle delle vittime, no? Certo. C'è ovviamente Francesco Vinci, il servo pastore Vargiu, Milva Malatesta, che è uno dei casi più noti. È difficile lì non trovare un collegamento con la vicenda del mostro. Nel caso di Milva Malatesta. A questo punto, dottore, passo all'avvocato Antonioni. Perché, avvocato, lei, se non sbaglio, è legale di un componente della famiglia Malatesta, precisamente di chi? Del signor Luciano Malatesta, e condivido, mi ha affiancato da pochi giorni nella difesa il collega Alessio Fioravanti di Firenze, del Foro di Firenze. Ci abbiamo un team di consulenti di tutto rispetto, abbiamo ampio mandato a fare indagini difensive e... Ci stiamo. Ecco, allora approfitto, dottor Antonioni, per chiederle. Io a quell'elenco che faceva prima il dottor Fiorucci aggiungerei, concordo sul fatto che siano assolutamente da considerare vittime collaterali Pietro Pacciani e Francesco Maria Narducci, aggiungerei Renato Malatesta, padre del signor Luciano Malatesta e di Milva Malatesta, morto il 23 dicembre del 1980, ritrovato suicidato per impiccagione con i piedi che toccavano per terra. E questa è una cosa ricorrente in questa vicenda delle morti collaterali, tanta gente impiccata con i piedi che toccavano terra. Concordo sugli altri nomi, in particolare su quello di Francesco Vinci e del Servo Pastore, e viene dimenticata una vittima che secondo me ha un ruolo centrale in tutte le vicende, che è quella di Vincenzo Limongi, ex marito di Milva Malatesta, morto anche lui suicidato in carcere l'ultimo giorno di sua detenzione con i piedi che toccavano per terra nel maggio del 1991. Allora, avvocato, le faccio una domanda molto secca e poi passiamo ad un argomento che a questo punto è stato già anticipato. Quindi lei mi conferma che sulla vicenda Malatesta c'è ancora tanto da scoprire? Assolutamente sì. Io ringrazio pubblicamente il dottor Francesco Cappelletti, che mi ha rimesso della documentazione inerente al caso. Adesso da pochi giorni mi ha affiancato il collega avvocato Alessio Fioravanti, che sicuramente è dotato di un imponente archivio che sta con fatica
scandagliando, le dico, c'è assolutamente tanto da vedere, da verificare, perché per quel duplice brutale omicidio di Milva Malatesta e del piccolo Mirko Rubino di appena 4 anni c'è stato un processo, un'assoluzione del marito appena separato di Milva Malatesta, che era Francesco Rubino, una sentenza lunga 56 pagine, 55 delle quali scritte in maniera veramente encomiabile da parte del relatore, che era il giudice Pasquale Maiorano, presidente era il dottor Lombardi, invece, quello che poi aveva condannato invece i cosiddetti compagni di merende. Una sentenza che veramente pochi conoscono, ma che fa scuola di garantismo, perché c'erano degli indizi che sembravano granitici in danno di Francesco Rubino, e poi invece la Corte a uno li ha demoliti. E questo lascia la lettura di tutti quegli elementi, una rilettura critica, consente di intravedere delle possibilità di indagine difensiva. Ora, noi siamo qui per, lo chiarisco subito a scanso di equivoci, non siamo qui per andare a dimostrare dei teoremi, bensì siamo qui per accertare dei fatti. Dove questa indagine ci condurrà non lo sappiamo. Di certo c'è che, se emergerà eventualmente qualsivoglia elemento concreto che consentirà di riaprire le indagini su questo brutale duplice omicidio, ovviamente lo sottoporremo all'attenzione ex articolo 414 codice procedura penale della competente procura della Repubblica. Ok, non entriamo nel giuridichese perché altrimenti perdiamo. No, grazie, invece la ringrazio e sarà sicuramente nostra cura di Darkside seguire gli sviluppi di questa vicenda. Ma passiamo un attimo a un argomento che Alvaro giustamente prima ha citato, ovvero l'8 agosto 1993, Alvaro correggimi se sbaglio sulla data perché tu hai la lista lì davanti, anzi piccola parentesi, Alvaro tu ti sei occupato delle vittime collaterali in questo bel libro, ci tengo a mostrare la copertina, 48 small, vi invito, Morlacchi Editore, eventualmente, se siete interessati ad acquistarlo, perché lì Alvaro fa un sunto, in realtà più di un sunto, di quello che è l'argomento di questa sera. Ecco, tu prima, Alvaro, parlavi della morte terribile di Francesco Vinci, incaprettato e bruciato vivo in una macchina insieme a un altro pastore. Francesco Vinci aveva degli animali, quindi faceva il pastore, Angelo Vargiu. Però se mettiamo anche la scomparsa nel nulla di un altro Vinci, il fratello di Francesco Salvatore, ecco, la vicenda dei Vinci diventa particolarmente inquietante. Ecco, allora io chiedo, in breve battuta, Alvaro, ti faccio una domanda molto secca: chi era Francesco Vinci? Era una persona che aveva parecchie caratteristiche per essere sospettato di un omicidio. Non c'erano indizi schiaccianti nei suoi confronti. Quale però... omicidio, Alvaro? A quale omicidio è collegato Francesco Narducci? No, Francesco Vinci o Francesco Narducci? Scusa, Narducci, Vinci, perdonami. Francesco Vinci... lui aveva avuto, se non sbaglio, sto guardando, scusatemi un attimo, lui era stato accusato... dell'omicidio, se non sbaglio, del 68. 68. Ricapitolando, sì, il 68... Il 68, esatto. Per chi ci sta ascoltando e non dovesse essere insomma avvezzo a questa storia, l'attività del cosiddetto mostro di Firenze, cosiddetto perché non siamo sicuri che ci sia un mostro,
parte dal 1968 al 1985 con due pause importanti, perché abbiamo un omicidio appunto nel 1968, ne abbiamo uno nel 74 e poi una pausa fino all'81 e in rapida successione dall'81 all'85. E mi corregga dottor Minini se sbaglio, l'omicidio del 68 è un po' un caso quasi a parte, perché in realtà potrebbe in qualche modo, da alcuni è interpretato come la miccia che ha poi innescato un'escalation di sangue, però all'omicidio del 68 è legata la vicenda della cosiddetta pista sarda. Ora, nella pista sarda rientra appunto il personaggio di cui stava accennando Alvaro, ovvero Francesco Vinci. Scusatemi, anzi correggetemi se ogni tanto mi sbaglio con Narducci, stiamo parlando di Francesco Vinci. Quindi Francesco Vinci morto nel 93, bruciato vivo, il fratello Salvatore scomparso. Ecco, Alvaro ci ha detto che era sospettato di aver partecipato in qualche modo all'omicidio del 68, il primo omicidio ufficiale del mostro di Firenze. E quindi pongo a lei, dottor Minini, la stessa domanda. Chi era Francesco Vinci? Però scusatemi, devo aggiungere che Francesco Vinci è stato sotto osservazione per parecchio tempo, anche per gli omicidi successivi, anche se poi non gli è stato addebitato niente. No, anche questo... perché, scusate se intervengo, su Francesco Vinci c'è da dire un dettaglio importante, che venne rinvenuto sulla scena del delitto di Baccagliano in Monte Spertoli del 19 giugno 82 un flacone vuoto di Norzetam, che era il farmaco che abitualmente utilizzava Francesco Vinci e che successivamente a quel duplice omicidio del 1982 venne ritrovata nelle campagne verso Grosseto, infrattata in mezzo alle frasche, la sua autovettura. E quindi Francesco Vinci, se non ricordo male, poi successivamente al ritrovamento della sua autovettura nelle campagne maremmane, venne addirittura arrestato con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Non vorrei sbagliarmi, ma ricordo questi dettagli. Ecco, verrebbe naturale chiedersi, dottor Minini, ma che c'entrano dei sardi in Maremma o comunque nella Toscana? Ma intanto io parto dalla fine. Sì. La pista sarda è stata cancellata dalla sentenza del giudice Rotella nel 1989, se non sbaglio. 1989. Cioè tutti i sardi, a cui anche Francesco Vinci, che erano coinvolti in questa indagine, sono stati scagionati. E addirittura è emerso, poi qui c'è da fare tutto, bisogna approfondire il discorso, che il famoso collegamento, il collegamento che legherebbe il delitto del 68 di Castelletti di Signa, bisogna precisare, con i delitti successivi, quelli del mostro, i delitti di tipo, diciamo, seriale, sarebbe frutto, secondo la stessa sentenza del giudice Rotella, di un equivoco, perché di un equivoco che sarebbe insorto nello scambio di corrispondenza tra la dottoressa Silvia Della Monica, che era incaricata delle indagini nell'82, e i delitti successivi, che sarebbero, ci sarebbe stato un equivoco che ha collegato questi delitti successivi a quello di Castelletti di Signa, mentre invece potrebbe essere accaduto che l'equivoco riguardasse un fatto criminale che era non un omicidio, che era il famoso fattaccio del Galluzzo, che era stato scoperto, diciamo, era stato scoperto dal nucleo operativo dei carabinieri di Prato, e a cui si riferisce poi in sostanza il famoso identikit, l'identikit del mostro che voi avete, quello classico del mostro che fu diffuso nell'82 all'indomani del delitto di Baccagliano, in realtà era stato realizzato un anno prima
a Prato, lì c'è tutto, lì c'è tutto un problema che va approfondito, sull'origine di questo collegamento. Resta il fatto che io non riesco a convincermi del fatto che una violazione così grave delle norme che regolano la destinazione dei corpi di reato possa essere stata compiuta. Senta, ma dottor Minini, allora mi faccia capire. E soprattutto, sì, mi dica. Sì, no, lei ritiene quindi che la morte violentissima di Francesco Vinci nulla abbia a che vedere con i delitti del mostro, o in qualche modo possiamo considerarla una vittima collaterale? Lui, il Vinci erano personaggi che frequentavano l'ambiente, diciamo l'ambiente anche dei compagni di merende, l'ambiente in cui maturarono poi le condanne e anche l'ambiente di Pietro Pacciani. Se lei guarda, se si guardano le date di questi delitti, le date sono sempre precedenti anche la morte della Malatesta. Sono date che precedono il processo d'appello di Pacciani. E questo è significativo? E anche l'annullamento con rinvio, perché Pacciani la sua assoluzione era stata annullata, quindi era rimasta in piedi la condanna di primo grado, e doveva affrontare il processo d'appello nel quale avrebbe potuto rendere dichiarazioni. E sa, la morte di un personaggio del genere evidentemente era vista come un pericolo, probabilmente, dico probabilmente perché qui siamo nell'ambito delle ipotesi che si possono fare, da personaggi coinvolti nei delitti. Anche la stessa origine dell'indagine sul caso Narducci mette insieme questi due personaggi, Pacciani e Narducci, che infatti si conoscevano, e Pacciani raccontava che dovevano indagare sul medico perugino perché ciò sarebbe andato a vantaggio suo. Quindi ecco, questo poi devo fermarmi. Prego, prego, avvocato. Certo, assolutamente. Allora, c'è, per dovere di cronaca, di correttezza, va riportato anche che, secondo una corrente di pensiero, l'omicidio di Francesco Vinci e del Servo Pastore non sia da ricondurre in alcun modo alle vicende del cosiddetto mostro di Firenze, bensì ad una vendetta tra sardi, e vi sarebbe, mi è stato segnalato, anche un'intercettazione che io non conosco. Possibile, sì. Dove si dice che comunque insomma gliel'avrebbero fatta pagare. Beh, io posso aggiungere che dubito di questa ricostruzione sulla base di alcuni elementi di cui sono venuto a conoscenza, per i quali le modalità omicidiarie di Francesco Vinci non sarebbero riconducibili in alcun modo all'agire criminale dei criminali sardi, perché i sardi non uccidono in quel modo. Francesco Vinci era stato ritrovato incaprettato e poi il corpo bruciato, ma con un dettaglio insomma molto forte, quello che gli erano stati tagliati i testicoli e lasciati in un vano dell'autovettura. Insomma, ci sono dei dubbi. Come e diceva... Quindi, questa ritualità, mi verrebbe da dire, lei dice, slegata al modus operandi della criminalità sarda? Sì, perlomeno per quello che è stato, diciamo... No, perché poi parliamo genericamente di sardi, ma non è che i sardi sono la criminalità. Per quello che è stato oggetto di mia informazione, per le informazioni che ho ricevuto, assolutamente serie e attendibili, l'agire della criminalità sarda non prevede modalità omicidiarie in quel di modo. Questo tipo. Okay. No.
Quindi lei ritiene, tornando alla domanda che ho fatto al dottor Mignini, lei ritiene plausibile considerare il Vinci una vittima collaterale? Sì, io lo ritengo possibile in considerazione del fatto, e correggo leggermente il dottor Mignini, che era in corso di svolgimento quando è stato ucciso Francesco Vinci, quando è stata uccisa Milva Malatesta e il figlio Mirko, era in corso di svolgimento il processo di primo grado. Sì, sì, ma sarebbe stato, certo, sì, sì, però era prima del processo d'appello. Certo, poi, sì, no, interviene, cioè, sì, sì, dopo è chiaro. Sì, sì, allora, visto che ci stiamo girando intorno, mi sembra arrivato il momento, resterei... su Narducci. Visto, no, 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 su Narducci ci arriviamo, attenzione. Mi rivolgo sempre a voi, al dottor Mignini e al dottor Antonioni, proprio perché vi siete occupati e vi state occupando tuttora, poi arrivo anche da te, Alvaro. Allora, insieme a Francesco Vinci, l'altra vittima collaterale per eccellenza è appunto la povera Milva Malatesta, anche lei bruciata in macchina a poca distanza di tempo dalla morte di Francesco Vinci, insieme al figlioletto di 3 o 4 anni, Mirko. E, ecco, Milva era figlia di Maria Antonietta Sperduto, prostituta, se non sbaglio, compagna di quel Vincenzo Limongi, nominato, citato prima dal dottor Mignini, anche di Vinci. Impiccatosi, sì, anche di Vinci, però Limongi muore impiccato nell'83, se non sbaglio. No, nel 91. 91, nell'80. Maggio del 1991. Ok, invece nell'80 muore il padre di Renato, ma sta sempre impiccato. Ecco, rischiamo di fare un po' di confusione, me ne rendo conto, perché sono tante persone. Ecco, esce fuori, andando a scavare nella vita di queste persone, la Malatesta, le sue frequentazioni, una storia di degrado, di violenza, di superstizione. Ecco, chi sono queste persone? Queste persone, intendo anche, è inevitabile, non si può non parlare di Salvatore Indovino, non si può non parlare dei compagni di merende. Ecco, quindi vi chiederei, dal punto di vista proprio sociologico, chi erano queste persone? Risponde il dottor Mignini. Rispondo sì, io? Prego. Erano, dunque, questi erano personaggi della campagna fiorentina, insomma, erano... uno era Vanni Rappostino, Pacciani era stato anche aveva fatto anche la guerra, Pacciani, nelle formazioni partigiane. Ah, questo mi giunge nuovo. Sapeva questo, sì. No. E Lotti era un altro soggetto di questo ambiente, diciamo di pieno di vizi, di debolezze varie, eccetera. Erano soggetti, fra l'altro, Pacciani era il più violento dei tre. Il più violento era quello che in un drammatico, cioè nel corso di un drammatico interrogatorio, Lotti, che era sempre sfuggente durante l'interrogatorio condotto da Michele Giuttari, alla fine venne fuori che Pacciani aveva abusato di lui. Erano personaggi, diciamo, bisessuali anche, con tendenze omosessuali, ma e anche appunto di andavano con le prostitute. C'era il personaggio che si caratterizzava per una evidente ipersessualità, era Pacciani. Questi altri avevano una caratteristica di iposessualità. Addirittura in questo ambiente, che poi non c'è solo questo ambiente sociologico dei compagni di merende, c'è anche un ambiente più sofisticato. Questo è quello che colpisce in questa vicenda. Cioè, questi personaggi che si legano e frequentano personaggi di levatura superiore, ma che avevano, diciamo, tendenzialmente lo stesso tipo di abitudini sessuali.
È interessante quello che racconta, quello che dice una prostituta fiorentina, Marzia Pellecchia, che nel corso del, mi pare il periodo era il 1982, l'anno dei campionati mondiali, si ritrovò in una di queste case della zona di mi ricordo qual era la località, se era San Casciano comunque. San Casciano. Sì, e si ritrovò con questi personaggi. Lei era abituata a questi due gruppi di soggetti, personaggi di un livello basso, di un livello anche culturale molto approssimativo, e personaggi invece di maggiore, ovviamente più elevati, di rango più elevato. E fra questi, quello che spiccava e che lei ricorda con particolare nei suoi racconti era proprio un giovane che lei riconobbe nel Narducci, e che, di cui riconobbe anche una collana che portava, che si vede anche in una foto che fu acquisita agli atti, in cui lui si trova nel suo motoscafo praticamente. Quindi era uno strano gruppo di persone. Questo mago, per esempio, era un mago di basso livello, ce n'erano di tanti tipi di questi maghi. Questo indovino era un mago di basso livello, e io ricordo che aveva rapporti con la Milva Malatesta. Addirittura, se ben ricordo, una di queste prostitute che è stata sentita, Gabriella Ghiribelli, raccontò che Milva Malatesta era quella che veniva posta in mezzo alla stella magica, al pentalfa, quel pentalfa che è tipico della magia. Veniva la posta magia nera, sì. Sì, all'interno nel cuore, nel centro di questa stella e di questo cerchio che circondava questa stella. Quindi durante riti orgiastici. Sì, sì. Però appunto c'era questa commistione di personaggi professionisti, personaggi di alto livello, anche molto alto, e personaggi di questo tipo. Questo, l'accoppiata, per esempio, Pacciani-Narducci, che pure io mi ricordo di averne parlato con l'avvocato Fioravanti, e lui me l'ha confermato, che si conoscevano perfettamente. Ed erano quanto di più diverso si possa immaginare. Uno era tarchiato, proprio anche particolarmente violenti potevano a prescindere dalla violenza, ma dico, uno era tarchiato, ignorante, anche se con pretese di esoterismo, e l'altro era un personaggio di grande finezza, di grande e con grande culturale. In tutti i settori, in tutti i settori. Per esempio, era uno sportivo, un tiratore, tirava sparava con la pistola, aveva praticava lo sci d'acqua. Quindi erano personaggi che avevano questo strano connubio di soggetti. I due personaggi proprio archetipici di questo gruppo erano Narducci e Pacciani. Ovvio. Ecco, allora bisognerebbe capire e conoscere più a fondo le ragioni di questa commistione, di questa ovviamente fa pensare questo. Certo, e allora io a questo punto io devo porre inevitabilmente una domanda all'avvocato Antonioni. Magari lavorando sul caso Malatesta si potrebbe fare qualche passo avanti in più sul perché di queste frequentazioni, ma io le chiedo, avvocato Antonioni, abbiamo parlato appunto di questi sentito dire, queste testimonianze che vogliono la povera Malatesta, la povera Milva Malatesta, quasi strumento alla mercé di questo gruppo di depravati. Ecco, io le chiedo, sulla base del lavoro che lei sta svolgendo, che ha svolto nel corso del tempo, se ci può fare un quadro realistico, il più possibile realistico, di chi era Milva Malatesta. Allora, sulla base di quello che posso dire, perché chiaramente non posso dire cose certo, dal segreto
investigativo, per quanto siano indagini difensive che sono appena agli inizi. Milva Malatesta era un personaggio molto particolare. Ci sono delle testimonianze che vanno attentamente, molto ma molto attentamente vagliate, tipo quella della Ghiribelli che ha ricordato il dottor Mignini prima, che la collocano diciamo all'interno di determinati giri esoterici, come diciamo vittima di riti di quel tipo. E c'è da dire che era sicuramente figlia di Renato Malatesta e di Maria Antonietta Sperduto. E lì bisogna però ritornare un attimino indietro all'omicidio di Renato Malatesta, perché di omicidio si tratta. L'omicidio, c'è da dire, a beneficio degli ascoltatori meno informati, che per quella morte lì del 23 dicembre 1980, quindi il papà della Malatesta, all'inizio era stato classificato e venne sottolineato l'avverbio sicuramente come un suicidio da parte dell'appuntato Filippo Neri Toscano, che era il locale responsabile, poi insomma aveva anche rapporto di conoscenza diretta con la famiglia Malatesta, venne etichettato come sicuramente un suicidio. Vennero successivamente riaperte, dopo molti anni, nel 2007, vennero riaperte le indagini sulla morte di Renato Malatesta ad opera della Procura di Firenze, Pubblici Ministeri, dottori Paolo Canessa e Alessandro Crini, che disposero la riesumazione del cadavere di Renato Malatesta con indagate due persone, Filippo Neri Toscano per l'appunto e Antonio Andriaccio, che era cognato della Sperduto e in base a diverse testimonianze era solito minacciare pesantemente anche il povero Renato Malatesta unitamente a Vanni, Mario Vanni al postino, e a Pietro Pacciani, con il quale la povera, perché è defunta, Maria Antonietta Sperduto aveva avuto una lunga relazione sentimentale. C'è tutto quindi un contesto familiare, sociale, di estrema povertà nel quale è cresciuta Milva Malatesta, che era la minore di tre figli, anzi scusate, era la maggiore di tre figli, era del 1962, Luciano, il signor Luciano Malatesta nel 1967 e Laura Malatesta invece nel 1971. Okay. E lì poi si innesta una vita particolare, vissuta in maniera abbastanza pericolosa. Io non la definirei assolutamente una prostituta, Milva Malatesta, era una vittima di una situazione familiare e sociale estremamente difficile, vittima magari delle proprie debolezze, vittima di giri nei quali era entrata, sicuramente sì. Vittima anche, ripeto, delle frequentazioni e anche delle relazioni sentimentali che ha avuto e che ha intrattenuto. La principale delle quali, ripeto e sottolineo, è stata quella con Vincenzo Limongi. Vincenzo Limongi è morto in maniera molto particolare nel 1991. Maggio del 1991, non posso aggiungere ulteriori dettagli, però viene ritrovato impiccato alla sbarra della cella e Vincenzo Limongi era, come me lo hanno descritto, personaggio molto corpulento e anche molto violento, che ben difficilmente si poteva sopraffare con facilità. Lui viene ritrovato morto impiccato con i piedi che toccavano per terra il giorno prima della sua scarcerazione. Ecco, allora lei e Vincenzo Limongi era stato il marito di Milva Malatesta e dal quale aveva avuto anche un figlio. Muore nel 91 Limongi, muore nel 1993 Milva Malatesta, che oramai aveva preso altre strade.
si era sposata e successivamente separata da poco con questo muratore siciliano di Monreale, Francesco Rubino, sul quale gravavano una serie impressionante di indizi per, diciamo, per essere considerato l'autore di quel brutale duplice omicidio. Perché bisogna anche sottolineare un aspetto che forse pochi conoscono: dagli esiti dell'autopsia risulta che Milva Malatesta era già morta nel momento in cui è stata data alle fiamme l'automobile. Aveva 3 costole fratturate, mentre purtroppo il piccolo Mirko Rubino ancora non era morto nel momento in cui la macchina è stata data alle fiamme. Allora, passiamo un attimo, avvocato, questo è un dettaglio che fa male sentire. Scioccante. Alvaro, tu sei giornalista di lungo corso, ti sei occupato di tante, tante vicende oscure della nostra storia, hai lavorato tanto nella tua regione che è l'Umbria, ma è spaziato un po' per tutta l'Italia. Ecco, quindi tornando su questo contesto sociale che si sviluppa attorno a Firenze, San Casciano e territori limitrofi, ecco, tu trovi per caso dei precedenti o ci sono state altre vicende che ti hanno in qualche modo ricordato questo contesto torbido in cui si muovono questi personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati da una rete relazionale fittissima? O è un unicum quello del, io dico, mostro di Firenze per raggruppare questo argomento così vasto? Ma tu ti riferisci agli eventuali rituali di tipo... Mi riferisco proprio a questo contesto. A questo contesto abbiamo parlato adesso, l'avvocato Antonioni ci ha fatto un quadro abbastanza crudo e realistico di quella che era la vita di Milva Malatesta. Ecco, quindi... Allora, guarda, io più che soffermarmi al contesto umbro, dove storie di omicidi violenti, di persone uccise nella maniera più barbara, come ci racconta sul tipo di quello che ci ha raccontato, ci ha manifestato l'avvocato Antonioni, ne sono avvenute. Io però, allora, visto che si è parlato di strani suicidi, visto che si è parlato di persone uccise in maniera brutale, io mi sposterei, se tu me lo consenti, dall'Umbria alla Sicilia, a Scicli, per esempio, in provincia. Sì, allora assolutamente ho capito dove vuoi andare. Lì andiamo a toccare una vicenda che in un certo periodo storico è stato considerato come un delitto, un possibile delitto. Però ti devo adesso, fammi finire, scusa, finisco subito. Adesso, con i nuovi accertamenti fatti dalla commissione antimafia, pare che emerga un intreccio diretto tra le indagini su Francesco Narducci e sulle indagini Scicli, provincia di Ragusa, se non sbaglio, ma ci arriviamo dopo. Scusa se ti blocco. Ma perché è un passaggio molto importante che non vorrei si perdesse in troppi rivoli. Allora, invece, in questo momento vorrei tornare dal dottor Minnini. Allora, dottor Minnini, lei è stato consulente appunto dell'ultima commissione d'inchiesta che si è occupata di questa vicenda. Ecco, si è ipotizzata nel corso degli anni, e diversi ascoltatori ci stanno facendo delle domande che vanno in quella direzione, quindi in qualche modo rispondiamo, ad esempio al nostro, qui c'era una domanda di Fortunato De Santis, in qualche modo cerchiamo anche di rispondere a lui. Si è ipotizzata negli anni un'attività in qualche modo, non lo so, forse per monitorare o, nella peggiore delle ipotesi, per veicolare un'attività del SISDE. Ecco, ogni tanto è emersa questa presenza del Servizio Segreto Civile. Ecco, lei che è stato consulente di quest'ultima commissione,
ci sono state conferme in tal senso? La presenza del SISD è reale o è soltanto una voce da considerare, insomma? Io a prescindere dai lavori della commissione non hanno, diciamo, riguardato direttamente il servizio segreto civile, a prescindere da questo, però l'intervento dei servizi in questa vicenda del mostro, diciamo così, è un discorso che è emerso più volte. Io stesso ho interrogato un soggetto, un certo Domenico Rizzuto, che aveva fatto una denuncia molto circostanziata per l'omicidio Narducci, aveva denunciato una serie di persone, anche personaggi della malavita fiorentina, ma di origine mi pare calabrese o siciliana, non mi ricordo. Siciliana. E questo personaggio si è dichiarato collaboratore esterno del servizio segreto civile. Allora ho fatto le indagini e ho scoperto che in effetti c'era un ufficiale che lo gestiva, un ufficiale dei carabinieri, che effettivamente ha confermato il fatto di essere, che questo personaggio era coinvolto, era vicino all'ambiente. Poi, quando si dice vicino, vuol dire spesso anche collaboratore esterno dei servizi, ma lo stesso rapporto del criminologo Bruno, che fu redatto su incarico del direttore del SISD sulla vicenda del mostro di Firenze, che poi ci sono stati due rapporti, che poi non arrivò, probabilmente si perse per strada, non sappiamo cosa è avvenuto, ma non l'hanno mai visto i magistrati inquirenti. Quando in una vicenda, in questa vicenda c'è un intreccio di due realtà. L'intreccio dei servizi è più discreto e meno evidente, ma esiste. Ma quello che è emerso in relazione alla vicenda Narducci, soprattutto, ma anche a quella fiorentina, ma soprattutto, ripeto, alla vicenda Narducci, è il fatto che questa storia si sia svolta in un contesto, in un ambiente massonico, che la vittima era affiliato al Grande Oriente e forse a qualche altra realtà. E questo adesso approfondiamo. Questo è un punto, perché di solito, vediamo anche nella strategia della tensione, no? Di solito queste realtà vanno di pari passo. Sono strutture, servizi deviati, logge deviate, e vanno di pari passo. E purtroppo sembra, questo non era emerso all'inizio delle indagini, però, che questo incrocio, questa connessione che è tipica della strategia della tensione, in piccolo si sia verificata anche in questo caso, in questa vicenda, soprattutto in quella perugina e dove questo personaggio questa vittima era però un personaggio centrale che... Adesso infatti ci arriviamo. Anche Luciano Malatesta ne parla, l'aveva visto anche lui. Quindi Vigilanti, Malatesta, Izzo, poi... La fermo perché resto sempre su di lei, dottore. Restiamo appunto sull'attività della commissione. Sappiamo che lei è stato in qualche modo chiamato non solo per la sua conoscenza del caso Narducci, ma anche in riferimento alla sparizione di Rossella Corazzin. Rossella Corazzin, una ragazza scomparsa mentre era in vacanza nel Cadore, se non sbaglio, e che in qualche modo entra nella vicenda Narducci, e ci entra
per le dichiarazioni di un personaggio che lei ha appena citato, appunto, Angelo Izzo. Ecco, allora, Angelo Izzo è uno dei mostri del Circeo, non solo quello, perché poi è stato duplice omicida anche in un'altra occasione. E quindi, da un lato, possiamo considerare questa Rossella Corazzini, una povera ragazza, come una vittima collaterale, punto di domanda. E secondo, cosa ha detto nell'attività di questa commissione, cosa ha detto di nuovo Angelo Izzo? Lo possiamo considerare attendibile, perché di solito quando ci si riferisce a lui come persona assolutamente inattendibile. Io, ecco, non scendo in dettaglio su quello che ha detto, perché poi vedrete la commissione, le conclusioni della commissione, quindi da lì potrete farvi un'idea. Io posso dire questo, che con me ha lavorato anche un collega che ho apprezzo, che ho stimato, che non conoscevo, ma che siamo diventati amici, che era il dottor Guido Salvini, il magistrato che si è occupato della strage di Piazza Fontana, ecco, tanto per tornare a quell'argomento. E ricordo che di avere letto, e anche parlando con lui, diceva: non si pensi che Izzo dice solo bugie. Cioè, Izzo ha detto tantissime bugie, sicuramente, però non necessariamente tutto quello che dice Izzo. È un po' come quello che diceva io l'ho conosciuta durante le indagini, la signora Carlizzi, no? E diceva: si inventava molte cose, su qualche cosa però, qualche cosa la riportava fedelmente. E devo dire, questo non solo dal fatto delle dichiarazioni rese in commissione, ma anche dalle dichiarazioni che aveva reso in precedenza, che io avevo letto sul giornale, su un settimanale di cronaca nera praticamente, e avevo letto dichiarazioni di Izzo su questi suoi incontri con Narducci, e il fatto, fra l'altro, incontri svoltisi davanti alla chiesa templare di Perugia, che è vicino al cimitero, quindi descritta in questo modo, in cui Izzo riferisce che Narducci gli avrebbe raccontato particolari importanti dal punto di vista, proprio lui ci teneva, dal punto di vista esoterico, sul delitto del Mugello del 74, l'anno dopo, perché delitto Corazzin avviene un mese prima, se non sbaglio, un mese prima del delitto del Circeo. E un anno dopo, parliamo di delitto per la scomparsa della Corazzin. Delitto, esatto, sì, per carità, è possibile omicidio, però possibile omicidio. È una ragazza che è scomparsa, non se ne sa nulla, insomma, è difficile pensare. Izzo racconta, se non sbaglio, che fu portata sulla villa nel Trasimeno. Sarebbe stata uccisa nella villa del Narducci al lago Trasimeno, che lui descrive. E che io ho visto, ci sono stato con il collega Canessa e col dottor Giuttari due volte, e la descrizione, io sono rimasto colpito dalla precisione della descrizione. Poi, se qualcuno gliel'ha raccontato, io non lo so, questo io non lo so, però questo collegamento, fra l'altro, tra il Narducci e la Corazzin non era nuovo per me. Perché io mi ricordo che all'inizio delle indagini il giornalista Fiasconaro, che era amico dello psicologo Antonello, era quello che era legato ad una di queste morti, mi pare alla Ciabani forse, aveva detto che questo Antonello parlava di questo Antonello, e il Fiasconaro raccontò che c'era un possibile collegamento tra la scomparsa di questa ragazza e il personaggio Narducci.
fin dal 2002, 2003, dagli inizi dell'indagine. Io feci qualche accertamento, ma Izzo non aveva ancora parlato e non c'era altro, e quindi a un certo punto avevamo tantissime cose da fare, andammo avanti e questa cosa passò un po' nell'ombra. Poi è tornata prepotentemente alla ribalta nel 2015, mi pare, quando lui raccontò questi particolari al procuratore Prestipino a Roma e poi a quello di Padova. Quindi chiedo scusa. Prego. A questo proposito c'è da fare un'importantissima precisazione, che le dichiarazioni che Izzo fece nel 2016, mi sembra, all'allora procuratore Pavone, vennero fatte oggetto di scrutinio investigativo importante, sì, da parte della direzione distrettuale antimafia di Padova, che andò a riscontrare le dichiarazioni di Izzo, in particolare recandosi sulla villa di San Feliciano del Trasimeno, del lago Trasimeno, riscontrarono che quello che aveva... C'era una rispondenza, Izzo, certo. C'era una, allora, rispondenza. A questo punto mi sembra non più prorogabile arrivare alla figura di Francesco Narducci. Con Alvaro e anche con il dottor Minini abbiamo già dedicato una puntata a Francesco Narducci. Allora parto proprio da te, Alvaro, e ti chiederei in poche parole di descriverci, da giornalista, come ti sei occupato della vicenda. Cioè, quando è che tu senti per la prima volta parlare di Francesco Narducci? Ho sentito parlare di Francesco Narducci praticamente da una vita, perché apparteneva ad una famiglia molto conosciuta a Perugia, anzi conosciuta in Umbria. Era un giovane gastroenterologo in carriera del quale tutti sapevano, frequentava un gruppo della Perugia Bene, era un gruppo di giovani molto attivo, e lo conoscevamo un po' tutti, si vedeva per Corso Vannucci, aveva amici importanti, figli di politici, figli di professionisti. Abbiamo sentito parlare di Francesco Narducci in qualche modo collegato ai delitti del mostro di Firenze, delle voci, devo dire, fin dal 1984 almeno, perché a Perugia si diceva che forse a causa delle escissioni quel medico di cui si parlava, la stampa parlava come eventuale soggetto che praticava le escissioni, poteva essere Francesco Narducci. Ecco, allora io ti chiedo, Alvaro, quando è morto cos'è la prima cosa che ti è venuta in mente? Quando è morto mi è venuto in mente: qui c'è un mistero da capire, che cosa è successo. Si è suicidato? Si è suicidato perché magari stavano gli inquirenti scoprendo qualcosa sulla sua relazione eventuale con i fiorentini, o è stata veramente una disgrazia, come dice la famiglia, oppure è stato ammazzato all'Isola Polvese, dove è stato chiamato d'urgenza quel giorno, 8 ottobre 1985. E tu ne parli nel tuo libro, infatti, 48 Small. Perché poi c'è, scusami Gianluca, c'è la narrazione, diciamo, ufficiale, è che poi il cadavere è stato recuperato il 13 ottobre al Moro di Sant'Arcangelo. Hai detto bene, la narrazione ufficiale, adesso infatti ufficiale. Ci arriviamo. Allora, io, dottor Minini, in una recente intervista che le ho fatto insieme all'avvocato Antonioni, e che ancora non ho pubblicato per il giornale.it, le ho fatto, insomma, abbiamo fatto una lunga conversazione su Francesco Narducci. C'è una cosa che mi ha particolarmente colpito, che anticipo, tanto finirà nell'articolo: il fatto che lei abbia incontrato Francesco Narducci poco prima della sua scomparsa. E vi siete in qualche modo incrociati, lui portava degli occhiali da sole e lei notò un ematoma, o comunque dei segni, insomma,
di violenza subita e un atteggiamento piuttosto sofferente. Ecco, ci può raccontare il suo ricordo di Francesco Narducci, e poi arriviamo al perché si parla di questa narrazione sul ritrovamento del cadavere a 5 giorni dalla scomparsa. Cosa c'è di strano nel ritrovamento del cadavere di Narducci? Prego. Dunque, intanto il Narducci io lo conoscevo come si conoscono in una piccola città, ci si conosce un po' tutti, quelli che frequentavano il ginnasio-liceo, Annibale Mariotti, il ginnasio-liceo credo che fosse l'unico di Perugia, fra cui io e anche il Narducci, addirittura eravamo della stessa sezione, lui era un anno più avanti e io lo vedevo praticamente dal 64-65, lo vedevo tutte le mattine nel piazzale davanti antistante il liceo classico, e quindi era una figura, ci si salutava, una figura nota, era un personaggio molto piuttosto elegante, piuttosto sulle sue, stava con una cerchia di amici che erano sempre quelli del tennis, si chiamavano, e poi arrivò il momento, il giorno in cui, che giorno era? Era un giorno di sole, pochi giorni prima della sua scomparsa, questo io me lo ricordo, era un'ottobrata, e io stavo a quell'epoca abitavo nella zona di fronte alla sede della RAI e stavo tornando a casa, passavo per la piazza Partigiani, che era quella che si apriva sullo stadio, sul vecchio stadio Santa Giuliana, che era stato utilizzato ora per l'atletica, e incontrai Narducci che stava armeggiando attorno alla sua moto, che era una moto di colore giallo e rosso, mi ricordo. Questo me lo ricordo più o meno perfettamente. E mi stupì il suo aspetto, che era un aspetto sofferente come non avevo mai visto così. Di solito lui era un personaggio, invece ci teneva molto all'aspetto fisico. E quel giorno io lo vidi veramente, dico, ma questo sta male, questo ha qualche... Pensai a un male incurabile. Devo dire, lo confesso proprio, e aveva degli occhiali scurissimi che coprivano gli occhi, ma si vedeva dall'occhio destro, io mi ricordo che era proprio il destro, perché mi dava in pratica un po' il lato destro del viso, e mi ricordo che c'era una ferita probabilmente alla palpebra, che proseguiva poi anche di sotto, era come se ci fosse stato qualcosa che l'aveva ferito alla palpebra e anche nella parte sottopalpebrale, in sostanza. Gli chiesi come stesse, dico, come stai, saluti così molto formali, e poi me ne andai, e lui stava armeggiando in questa moto che era sotto il vecchio albergo Excelsior Hotel Lilli, che era l'albergo che di fronte all'albergo, verso destra, c'era la questura all'epoca. Ora c'è la procura. Ecco, quindi questo io me lo ricordo. Poi che successe? Io l'avevo perso di vista. Mi ricordo che mi colpì molto questa immagine. E quando venni a sapere che era scomparso, io non avevo sentito parlare assolutamente mai prima di allora del discorso del mostro in relazione a lui. Appena morto a Perugia non era una diceria, era una sorta di, come dire, molto più forte di una diceria. Una specie di fatto notorio, bravo, esattamente. E sulle prime io mi arrabbiavo, mi ricordo, perché non potevo tollerare una cosa del genere. Poi dovetti
arrendermi di fronte all'evidenza, perché dovunque andassi, mi ricordo, specialmente proprio nei primissimi mesi, ma poi anche dopo, anche al Palazzo di Giustizia me ne parlavano, come di un fatto assodato. Questo è quello. E poi questa cosa continuò, se lei parla con un perugino più o meno della mia età, le dirà... Ecco, dirà, allora, dottor Minnini, tanto molti di quelli che ci ascoltano la vicenda la conoscono molto bene, per chi invece non dovesse conoscerla, cerchiamo di riassumerla in modo didascalico, e qui l'avvocato Antonioni ci verrà in soccorso. Guarda, come anche Alvaro Fiorucci, e c'è la questione del ritrovamento del cadavere. Ecco, sì, è ormai un fatto, possiamo dire, certo, che certo, il cadavere pescato nel Trasimeno non era il cadavere di Francesco Narducci, però, ed era un cadavere diverso, d'altezza diversa, peso diverso, carnagione diversa, probabilmente un immigrato di cui non si conoscono. Probabilmente, forse l'avevamo identificato, però io fui molto prudente. Okay. Poteva trattarsi di un messicano. Un corriere della droga era. Un corriere della droga, esatto. Allora, però c'è una cosa che a me da giornalista... e inquieta particolarmente, come penso a chiunque approcci questa vicenda. Allora, il cadavere ripescato nel lago non è quello. Ci sono poi, tra l'altro, sul pontile del Trasimeno quella mattina c'è di tutto, c'è un questore che non era titolato ad essere lì, c'era la squadra mobile che non era titolata ad essere lì, c'erano i giornalisti, il questore non aveva titolo per essere non lì, aveva titolo. C'erano i giornalisti che non si sa bene da chi fossero stati avvertiti. Certo. Su questo Alvaro magari ci potrebbe dare uno spunto, però la vera cosa inquietante secondo me è che a un certo punto lei chiede la riesumazione della salma del Narducci, e dentro la bara c'è Narducci. Quindi viene ripescato un cadavere che non è Narducci, nella tomba c'è Narducci. Ecco, certo. C'è un cortocircuito. Sono passati 16 anni però. Cioè, ok, e cosa ha fatto nel frattempo Narducci? Si è parlato della commissione di un possibile espatrio. Guardi, io sì, questo sono discorsi che sono, è possibile farli, perché anche dal punto di vista dell'autopsia sono coperti dagli accertamenti autoptici, perché il professor Pierucci dice la data di morte, fra l'altro la data di morte, se non si fanno gli accertamenti che dovevano fare, non l'hanno fatti, poi non ci si deve stupire se vengono fuori le cose più varie, perché c'è stata un'omissione di accertamenti di una gravità incredibile. Questo io lo devo dire. Un fatto di una mai successo in Italia, una cosa del genere. Non è stata fatta l'autopsia, non è stata fatta una visita esterna completa del cadavere, non è stato portato all'obitorio. C'è stato un ordine di una parente, della moglie e del fratello, che dice portatelo nella villa di San Feliciano prima ancora che ci fosse il provvedimento del giudice di consegna ai familiari, che sarebbe intervenuto, mi pare, il giorno prima dei funerali, cioè una settimana o più dopo. Non fu misurata la temperatura rettale, non sono state fatte le foto che abbiamo sono state fatte da un giornalista della Nazione e sono state molto utili, anche perché le mattonelle del pontile sono rimaste invariate, quindi questo ha consentito una misurazione abbastanza precisa. Quindi E perché tutto questo, dottore? Perché queste omissioni? Perché è chiaro, allora, scusi, cioè questo io quando vedo, allora, chi c'era? C'era tutto, mezzo mondo c'era, il questore, i vigili del fuoco di Arezzo e Perugia, gli elicotteristi di Arezzo, le guardie lacustri del Trasimeno, parenti vari, amici, eccetera, con la folla che veniva tenuta a distanza da un cordone di carabinieri. Gli unici che avevano titolo a fare le indagini erano i carabinieri delle due stazioni, perché erano loro intervenuti in seguito alla scomparsa. Quindi uno spiegamento di forze che aveva dell'incredibile, accertamenti zero. Allora, se lei mette insieme tutto questo, mi vuol dire che c'era questa morte, era una morte molto importante, ma che c'era la necessità di
nascondere per quanto possibile tutto quello che riguardava questa morte, perché evidentemente cioè, ci può essere, ci poteva essere il discorso della fuga, è stato, era possibile, e ci poteva essere anche il discorso di vedere questo giovane coinvolto in una storia terribile che sarebbe stata, io l'ho detto nella requisitoria, questo sarebbe stata, lei non ha idea di quello che, lei è di Roma penso, quindi non si rende conto di quello che può essere la città di provincia, e quindi per una famiglia molto molto in vista essere esposta ad una situazione del genere prevedibile, verosimile. Lei pensi soltanto una cosa, che quando io iniziai, cioè venne fuori che stavo conducendo le indagini, e venne fuori perché interrogai la Carlizzi, si presentò lei. La Carlizzi, ricordiamo brevemente chi era, era una sedicente informatrice. Era una giornalista che, diciamo così, aveva anche una famiglia religiosa, seguiva un sacerdote, non so che cos'era, un servo di Maria, mi pare, che, e lei riteneva che tutti i fatti criminali più importanti di questi tempi fossero riconducibili alla famosa Rosa Rossa. Ecco, infatti le avrei chiesto che cos'è. Messo in questo termine, bisogna andarci piano, essere cauti, non commettere, io lo dico sempre, né l'errore per difetto né l'errore per eccesso. Lei commetteva l'errore per eccesso, tutto, anche addirittura metteva insieme gli attentati dell'11 settembre con la Rosa Rossa, e che proprio veramente siamo, quindi evidentemente questa storia, dato che c'era questo spiegamento di forze, ecco, stavo dicendo questo. Viene fuori questa notizia, appena esce la notizia, un paio di giorni dopo mi arriva una raccomandata dei familiari, non della moglie, la moglie è stata sempre collaborativa. Mi viene una notizia, una raccomandata in cui mi si chiede di cessare immediatamente le indagini, sono i genitori e i fratelli. Avevo iniziato le indagini su un possibile omicidio da appena 4 mesi prima. Questi familiari mi dicono: devi cessare le indagini subito. A che titolo? Perché non c'è niente. Perché? Allora io dico, mi ricordo che poi avremmo avuto scambi, dico: ma voi allora sapete come è morto? No, noi non sappiamo niente. Allora come fate a dire doveva essere morto o per suicidio, ipotesi denegata, o per fatto accidentale, non per omicidio? Poi andiamo a fare l'autopsia e viene fuori che è morto per omicidio. Cioè voglio dire, come è stato ucciso Narducci? Strozzato. La frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea. È stato accertato in maniera, sul discorso del doppio cadavere, quello è un fatto, è inutile che nemmeno io mi ricordo. Non ci sono precedenti nella storia italiana? No, di una c'è un precedente nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Una sostituzione di cadavere operata dal servizio segreto britannico, mi pare, se non sbaglio, per ingannare, aveva lo scopo di ingannare la Wehrmacht, i tedeschi, circa lo sbarco alleato, che gli alleati volevano far credere che lo sbarco sarebbe avvenuto in Sardegna, una cosa del genere. Quindi il precedente riguarda sempre comunque la mistificazione di qualcosa, quindi anche in questo caso diamo per certo che appunto si sia voluto nascondere. C'era qualcosa da nascondere, evidentemente. Poi, certo. Allora lei senta, dottore, l'ha citata, cos'è questa setta della Rosa Rossa? Dunque, la Rosa Rossa è venuta fuori, io premetto che all'inizio delle indagini io su questo discorso ci andavo molto piano, ero molto prudente,
anche se mi hanno accusato di avere seguito delle fantasie, io non ho seguito nessuna fantasia, anzi non l'ho seguita per niente, ma quando si apre la bara e si vede che sotto i pantaloni chiusi 48 small, un cadavere che era un figurino proprio rispetto al cadavere ripescato che era un personaggio molto corpulento, molto, quando si vede al di sotto dei pantaloni un telo o grembiule che non serve ad asciugare perché il nostro corpo non è una spugna, come tutti sanno, e allora, e che non ha nessuna funzione pratica, allora io feci fare una, mi ricordo, su richiesta dell'assistente del professor Pierucci, feci fare una consulenza al massimo esperto italiano di movimenti magici, il professore Introvigne di Torino. E questi concluse che si trattava di una ritualità massonica arcaicizzante, ma aggiunse, era un processo per omicidio, quindi era un discorso che mi fece saltare sulla sedia, e oggi mi fa saltare ancora di più, questa ritualità aveva una funzione punitiva, cioè questo personaggio è stato punito per qualche infedeltà, non sappiamo che, e c'è il discorso anche di come è stato trattato, del fatto che avesse la bocca aperta, non gli era stata chiusa, che non avesse oggetti di metallo, che avesse una postura che ricordava un po' situazioni orientali quasi, e insomma... In che senso situazioni orientali? La mummia egizia, la postura della mummia aveva. Questo è quello che mi ha detto la dottoressa Carlesi, e poi appunto aveva, c'era questo telo che non aveva una, aveva questa funzione in ipotesi punitiva, e allora un processo per omicidio, lei capisce che io di questa cosa non ne tenni conto all'inizio, ne tenni conto soltanto ai fini del secondo, del doppio cadavere, perché questo telo c'era nel Narducci ma non c'era nel cadavere ripescato, e fu rivestito, certo. Tra l'altro rimanendo in tema massone, non misero assolutamente una cosa del genere. Rimanendo in ambito... Questo discorso lo utilizzai per questo aspetto concreto. Poi ora, col tempo, è venuto fuori che era... Questo discorso è un discorso che invece... Il discorso della Rosa Rossa sarebbe un ordine, diciamo, paramassonico, non massonico in senso stretto, l'ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro, indipendente e rettificato, che derivava dalla famosa Golden Dawn, cioè dall'associazione di magia cerimoniale che era stata fondata, questa associazione, da Aleister Crowley, che è stato per un certo periodo anche in Italia, poi fu espulso, credo durante il regime fascista. E chi conosce, scusatemi la citazione corta, i Led Zeppelin sa di cosa stiamo parlando. Ecco. Esatto, perché poi è diffuso nell'ambiente anche della musica, del rock. Esattamente. Quindi poi sono venute fuori anche altre possibili affiliazioni. Il discorso massonico c'entra con, è come il doppio cadavere, quello, cioè che il contesto fosse quello, non c'è. Beh, poi se non sbaglio, dottor Mignini, una delle novità dell'attività della commissione d'inchiesta è stato l'aver sentito l'ex gran maestro del Grande Oriente, Giuliano Bernardo, che tra l'altro salutiamo perché credo ci stia seguendo. Quello è stato, io fra l'altro, devo dire, non lo conoscevo e non avevo conosciuto fino ad ora un gran maestro della massoneria, però devo dire, ha fatto un'ottima impressione questa persona. Sì, è stato nostro ospite in una puntata molto interessante dove ci ha raccontato la sua esperienza e, se non sbaglio, appunto avete parlato proprio di Narducci, in quanto lui da gran maestro gli arrivò la voce. Io pensavo che sarebbe stato, diciamo, più abbottonato, invece ha parlato molto, e ora vedremo il verbale, perché è stato il 14 luglio, il
Quindi poco tempo fa. Allora, passiamo a un altro argomento. Ripeto, su Narducci abbiamo già dedicato una puntata, ci sarebbe veramente da parlare ancora molto, ma il tempo stringe. E prima Alvaro, e mi scuso per averti bloccato Alvaro, ma è proprio perché nella mia testa c'era una successione di argomenti ben precisa. Stiamo parlando appunto di vittime collaterali e tu hai citato, Alvaro, un curioso, terribile, apparente suicidio, ma facciamo un piccolo passo indietro. Allora, tra le vittime collaterali possiamo, anche qui, se non è così smentitemi, possiamo inserire uno psicologo di Mestre, Maurizio Antonello, anche lui impiccato il 14 maggio del 2003, quindi relativamente poco tempo fa, il quale poco prima di morire aveva confidato ad un amico di aver conosciuto un membro di questa setta della Rosa Rossa, che a sua volta gli aveva riferito il perché dell'uccisione, e qui arriviamo a un'altra vittima collaterale, di Elisabetta Ciabani. Ho parlato non a caso di uccisione. Chi è Elisabetta Ciabani? Elisabetta Ciabani, che prima Alvaro ha ricordato, muore a Scicli, in provincia di Ragusa, dove si trovava, credo, per lavoro o forse vacanze, in circostanze assolutamente strane. Un suicidio stranissimo ed efferato che viene riportato a questo psicologo che poi muore come omicidio. Quindi vi chiedo a tutti, andiamo a giro, ecco, se la morte di questo Maurizio Antonello può essere considerata una morte collegata in qualche modo a questa vicenda, e di circoscrivere un po' la vicenda di Elisabetta Ciabani. Sappiamo, dottor Minini, che lei si è occupato anche di questo in commissione, quindi partirei da lei e poi facciamo un giro. Dunque, Elisabetta Ciabani muore il 22 agosto 82 a Scicli, è una ragazza fiorentina. Pare, ma non abbiamo elementi certi di riscontro, che fosse amica della Susanna Cambi, la vittima, una delle vittime, sì. La vittima di Calenzano, e lei, se uno guarda, se uno si informa su come è stata trovata, su come lei praticamente, se si è trattato di un suicidio, avrebbe fatto karakiri, perché c'è un taglio, adesso senza scendere in dettagli, ma insomma c'è una modalità di morte che non c'è nei suicidi. Cruenta. Cioè, proprio cruenta, ma in maniera, insomma, si è squarciata praticamente il ventre, quasi tutto. Adesso io non mi sono occupato direttamente di questo delitto, di questo episodio, ma insomma, però, no, però l'ho trattato, ecco, ce ne siamo occupati. E era stata anche, aveva lavorato a Perugia, a Villa Oscano, mi pare, una struttura molto efficiente, molto alla periferia della città. Si dice che avesse lavorato anche lì. È stata trovata, è morta in questa situazione, sono state delle indagini, e poi l'autorità giudiziaria, se n'è interessata anche la procura di Firenze di questa storia. Poi l'autorità giudiziaria ha deciso per il fatto accidentale, per il fatto suicidiario. La cosa che è importante è che ultimamente, grazie agli studi di una valentissima studiosa, dottoressa Vecchione, che ha incaricato un grafologo, il miglior grafologo, Rende mi pare si chiami, dottor Francesco Rende, ha scoperto che un appunto che era stato rinvenuto nel luogo della morte di questa ragazza, nella lavanderia di questa residenza, si chiamava, non mi ricordo il nome, di Scicli, era la grafia dell'ispettore Napoleoni. Cioè, l'ispettore Napoleoni, foglio trovato il 23 agosto 82, ispettore Napoleoni è lo stesso che inspiegabilmente
svolse le indagini sul delitto degli Scopeti all'indomani del delitto. Lui era della squadra mobile di Perugia, svolse le indagini sul delitto degli Scopeti, su Narducci e sulla sua scomparsa, benché fosse addetto alla squadra mobile di Perugia, e lo si vede anche nel pontile di Sant'Arcangelo. Se non ho una foto in questo momento, ma lo si vede che sta anche... Lei questa persona ha mai avuto modo di conoscerla? Lo conoscevo benissimo, abbiamo interrogato, non ha mai dato delle spiegazioni, ha ammesso che quella era la sua grafia, se non sbaglio, quella che fu ritrovata nell'85 in relazione agli Scopeti, ma ora si scopre che lui da Perugia evidentemente si interessava anche di questo delitto, chissà perché. Beh, lei una spiegazione se la sarà data. La spiegazione vuol dire Perugia. Perugia, Napoleoni voleva dire Perugia e anche la morte e la scomparsa di Narducci. Non so se si occupasse anche di qualche altra cosa, ma certo viene da pensare che quindi, se è così, se fosse lo stesso motivo per cui lui stava indagando anche nel caso della Ciabani, vuol dire che di questo medico la polizia si interessava già nel 1981. E questo è quello che ci è stato detto dal custode dell'isola Polvese, Cesare Agapitini, una persona che è anziana ma di una lucidità, magari io arrivassi a quell'età come ci è arrivato lui, di una lucidità impressionante. E lui ricordava che quando gli chiedevo ma di questo medico che si diceva che era coinvolto in questi fatti di Firenze, dico da quanto tempo? Ma io mi ricordo dal 1981, precisamente. Quindi siamo, per cui gira e rigira, io quello che volevo dire è che gira e rigira, tutto o molto ritorna a Perugia. Lo stesso fa Vigilanti. Chi è Vigilanti? Citiamo un attimo, è la seconda volta che citiamo Vigilanti, ma non abbiamo mai... Era un personaggio... Gian Piero Vigilanti era un personaggio che era stato nella legione straniera francese. Ancora vivo, se non sbaglio. È ancora vivo, è un fisico. Io appunto l'ho conosciuto, abbiamo interrogato. È un personaggio che faceva, lui ha raccontato, faceva la scorta ad Almirante quando veniva a Perugia a fare i comizi, Perugia e altre città. E lui fu sentito, fu interrogato da un giornalista molto bravo di un settimanale che si occupa di gialli, ora sta a Chi l'ha visto, e lui l'aveva interrogato, gli aveva chiesto a bruciapelo se conosceva questo medico perugino, e lui dopo alcune insistenze poi lo ha ammesso e questa cosa l'ha ripetuta. Quindi alla fine poi queste vicende si intrecciano un po' tutte, solo che bisognerebbe avere, non c'è, io vedo che in molti, purtroppo devo dire, in molti miei colleghi e non solo colleghi, c'è la paura di apparire, diciamo, come credulo, ce ne abbiamo avuti a Perugia di colleghi del genere che purtroppo però non riescono a districarsi in questo tipo di situazioni. Quindi c'è questa la paura di apparire, di scendere su questi terreni minati che sono terreni torbidi, di perversioni e di... Poi c'è di mezzo, ovviamente, ci sono di mezzi, c'è l'aspetto esoterico, cioè l'aspetto magico del potere, e poi ci sono inevitabilmente questi settori coinvolgono ambienti di un livello sociologico elevato,
e anche, diciamo, ambienti di potere, diciamo così, in generale. Per cui in molti c'è una certa ritrosia, questo non tutti, ma c'è qualcuno che ha questa ritrosia, ma non sono solo i miei colleghi, sono anche giornalisti, è così, molti certo. Giornalisti. Non è il caso dei presenti qui su questo schermo. No, lo vedo. Allora, faccio una domanda ad Alvaro e anche all'avvocato Antognoni, e in conclusione, quasi in conclusione. Non credete, da giornalista e da avvocato che si sta occupando a tutt'oggi di queste vicende, non credete che il mistero del mostro a questo punto di Firenze sembra quasi riduttivo, perché qui dovremmo parlare di mostro forse anche di Perugia o comunque del centro Italia? Non credete che una soluzione a questo enigma possa venire proprio da uno studio, un'analisi di queste vittime collaterali, di queste vicende delle morti collaterali? Alvaro? Penso di sì. Se c'è un filo che unisce tutte queste o parte di queste vittime collaterali, probabilmente si riannodano dei fili che magari sono stati lasciati separati durante tutti questi anni. Ma io, cioè, basta ritornare alle incongruenze del ritrovamento sul pontile di Sant'Arcangelo del 13 ottobre 1985. Io qui c'ho il rapporto dei carabinieri, sono 5 fogli e su 3 fogli ci sono le date sbagliate, corrette con il bianchetto oppure corrette a macchina, c'è qualcosa che non va, cioè scompare e muore uno dei personaggi più in vista della città e il rapporto che viene fatto all'autorità giudiziaria di 5 pagine e di nessuna fotografia. C'è questo interrogativo intorno alla calligrafia dell'ispettore Napoleoni, che sicuramente lui indagava senza nessun mandato, senza l'autorità di polizia giudiziaria, indagava sul mostro di Foligno e indagava anche, sono stati ritrovati degli appunti che indagava sul mostro di Foligno, di Firenze, scusatemi, andando a Foligno, però che Foligno era la città sulla quale gravitavano i Narducci. C'è il discorso della Ciabani, del quale a lungo ha parlato il dottor Mignini, che però sembra che questa ragazza abbia frequentato l'Umbria a lungo, ha lavorato in un albergo, tra l'altro un albergo dove, ma questo ha ben poco significato, è solo un dato di cronaca, dove si riunivano dopo le sedute del Collegio dei Maestri Venerabili dell'Umbria, si riunivano lì per incontri conviviali, ma anche potrebbe essere stata anche una commessa di un negozio a Città di Castello. Quindi, insomma, okay, quindi tu ritieni appunto che indagando su queste vicende collaterali potrebbe farsi luce su queste scure vicende. Chiedo la stessa cosa all'avvocato Antognoni, lui che si sta occupando della vicenda Malatesta. Lei che cosa ne pensa? Ma innanzitutto, per quanto attiene le atroci uccisioni di Milva Malatesta e del piccolo Mirko Rubino, io mi auguro veramente che possa essere fatta giustizia in primis. Sì, quello. Al di là poi delle connessioni con la serie omicidiaria fiorentina attribuita al cosiddetto mostro di Firenze, così da rendere un pochino di pace al povero Luciano Malatesta e alla povera Laura Malatesta, che sono gli unici superstiti di quella che per loro è stata una ecatombe da tutti i punti di vista. E lo stesso dicasi per la morte di Renato Malatesta. Ora, se è possibile attraverso le morti collaterali risalire a qualche squarcio di verità sulla serie omicidiaria principale, è l'auspicio di tutti gli studiosi, che sono numerosi,
di tutti gli investigatori che con coraggio, come e soprattutto, non lo dico perché sono un difensore, ma è stato Giuliano Mignini, a squarciare un velo importante sulla vicenda, decisamente l'aspetto centrale, a mio modestissimo avviso, la serie omicidiaria fiorentina riguarda proprio il segmento investigato dal dottor Mignini. Lì rimane un interrogativo di fondo che, se avrà appunto spazio una nuova commissione antimafia, dovrà necessariamente approfondire, cioè come mai nel 1985 Narducci fa quella fine. Ecco, allora io, avvocato... E poi aggiungo, mi perdoni dottor Zanella, che sicuramente sono in corso indagini tuttora da parte della Procura di Firenze su questi fatti. Quindi tantissimi sono gli studiosi, tantissimi, molto bravi qualcuno, qualcun altro meno, abbastanza rissosi qualcuno, altri meno. Però io dico sempre, perché non si uniscono le migliori intelligenze anziché no, litigare, scannarsi tra loro, e invece magari si riuniscono intorno a un tavolo per dare un contributo di ricerca e di studio importante su queste vicende, perché le risorse di cui dispone la Procura della Repubblica, la Polizia Giudiziaria, sono quotidianamente impegnate in importantissima indagine su altri fronti più caldi. Questi sono, tra virgolette, cold cases, ma visto l'interesse che suscitano, non lo sono più. Ecco, allora, proprio legandomi a cui... Sì, mi dica, scusi. No, mi scusi, è saltata la connessione, pensavo avesse finito, termini pure. Sì, no, dico, bisogna far ricorso a tutti gli uomini di buona volontà, diceva una volta il prete, affinché chi ha voglia di contribuire seriamente e serenamente, aggiungo e sottolineo l'avverbio, alla ricerca della verità, apporti il suo piccolo contributo. Ecco, allora... C'è bisogno, in vicende del genere, c'è bisogno dell'apporto di tutti. Di tutti, assolutamente d'accordo. Quelli seri, quelli bravi, non di quelli in malafede. D'accordo con lei. Allora, noi solitamente qui a Dark Side diamo spazio alle domande del pubblico. Adesso abbiamo fatto molto tardi, però... devo assolutamente cogliere l'occasione per leggervi due domande in particolare. Uno è di Mimmo Bozza, mi incuriosisce molto, che ci chiede: tra le vittime collaterali si potrebbero inserire le strane morti avvenute nella zona del Trasimeno tra i pescatori e alcuni inquirenti della zona? Io non ne ho mai sentito parlare, quindi chiedo a voi, dottor Mignini, di che stiamo parlando. Si riferisce, sì, perché qui bisogna poi anche intendersi, cioè si tratta di ipotesi di collegamenti, cioè non è che siamo sicuri di, non siamo sicuri di su questo, non siamo sicuri, siamo così, però ecco, la morte, i due pescatori che recuperarono il corpo del personaggio che fu recuperato il 13 ottobre, uno è morto poco tempo dopo, il marito dell'altro è morto qualche anno dopo, non molto tempo fa. Molti anni. Il marito della domestica dei Narducci morì, che sapeva tutto letteralmente, morì nel 90. E la domestica? La domestica è stata sentita e poi si è trovata di fronte ai suoi proprietà, i suoi diciamo datori di lavoro della famiglia Narducci, e a un certo punto lei ha ritrattato certe dichiarazioni, è finita indagata, poi il procedimento, per via delle lungaggini che sono intervenute nell'udienza preliminare, si è prescritto. Quindi lei ha beneficiato della prescrizione, come ne ha beneficiato il giornalista Spezzi, che non è stato assolto, è stato prescritto. Su Spezzi abbiamo dedicato una puntata tempo fa. Quindi questi due, per esempio questi tre, ecco, certo, un altro, io cito un altro personaggio, forse, chissà, il sovrintendente Emanuele Petri, che... Non mi bruci l'intervista. Ah, vabbè.
No, scherzo. Devo aggiungere che due dei pescatori che sono morti annegati nel lago Trasimeno, su quelli sono stati fatti tutti gli accertamenti, autopsia compresa, e è stato escluso ogni azione, certo, di queste persone. Grazie Alvaro. No, scusa, io mi scuso se l'ho interrotta. Accertamenti, credo l'autopsia anche, in quel caso sì, è stata fatta. Certo. Perché certo, per dire l'annegamento bisogna fare l'autopsia, cosa che non fu fatta per i Narducci. Allora, sorvoliamo elegantemente sulla figura di Emanuele Petri, che ricordiamo è il poliziotto ucciso nello scontro a fuoco con le nuove Brigate Rosse nel 2003. La devo interrompere qui, dottor Mignini, perché un dettaglio. Però c'è invece un'altra cosa, l'ultima, poi veramente chiudiamo, che probabilmente è una suggestione, però vi chiederei un vostro parere, ne approfittiamo perché siamo qui, insomma, quando ci ricapita l'occasione. Allora, Massimo Lugar fa un commento su YouTube dicendo: la scorsa settimana abbiamo parlato di centinaia, in realtà no. Allora, cosa abbiamo fatto la scorsa settimana? In compagnia del dottor Capaldo abbiamo parlato del caso Emanuele Orlandi. Il dottor Capaldo ci ha detto e ci è stato confermato da diversi ascoltatori che nell'anno precedente la scomparsa di Emanuele Orlandi e nello stesso anno, oltre a Emanuele Orlandi, Mirella Gregori, Katie Skerl, sono scomparse parecchie decine di ragazze. Ecco, da una parte abbiamo queste ragazze di cui non si sa nulla, perché non sono mai state trattate in modo organico queste scomparse, molte saranno allontanamenti volontari, ma non possiamo esserne sicuri. Parlando della Corazzin, che sparisce in quegli anni e coinvolta in, insomma, ne parla Izzo, quindi il giro romano. E siccome abbiamo parlato anche per Narducci di un giro legato ad Avanguardia Nazionale, personaggi romani, ecco, è ipotizzabile un qualche collegamento di queste ragazze scomparse, ripeto, sono molte, con questa vicenda particolarmente oscura? Ma io posso dire che possono essere tante le cause, cioè i riferimenti, per esempio, c'è un fenomeno che credo sia tuttora, è un fenomeno tuttora in atto, che si chiama la tratta delle bianche, per esempio. C'è un film con l'attore Liam Neeson, che fa vedere il sequestro della figlia, e lui che insegue, cerca di scoprire chi sono i rapitori, alla fine riesce a liberare la figlia, e quella è un caso, e ci sono casi di questo tipo. Ci sono probabilmente, nel caso di Emanuela Orlandi, credo che dottor Capaldo si fosse avvicinato molto, forse quello che si è avvicinato di più a questa situazione, a questa, c'era così, non c'era un fatto internazionale come si è pensato, quella era una forma di, non c'entrava niente Aliakcha probabilmente, però c'era il personaggio della malavita romana che fu trovato, per esempio, ecco, che aveva, credo, aveva avuto rapporti, credo, con questa ragazza, il personaggio che era stato nella chiesa di, come si chiamava? Santa Apollinare De Pedis, Renatino De Pedis. Renatino De Pedis, che credo frequentasse la scuola di musica dove studiava Emanuele Orlandi, però credo che i rapporti si limitassero a questo. Il dottor Capaldo è quello che, secondo me, da quello che ho capito, io non, mi è dispiaciuto non conoscerlo, perché era un magistrato che veramente meritava la più alta considerazione, e non l'ho conosciuto purtroppo. E credo che quello che si è avvicinato di più
Quindi le scomparse di non dobbiamo pensare che tutto derivi dal tutto si riconduca al mostro di Firenze, perché non qui assolutamente stavamo proprio secondo me messo... sì. però ecco, io ho ipotizzato, ho detto che ci possono essere queste spiegazioni, questo sequestro a fini magari di tipo sessuale di queste ragazze che vengono poi rese schiave, è un fenomeno che si verifica. Mi viene in mente, non lo so se derivi da questo, ma mi viene in mente il caso della Ilenia Carrisi, cioè la figlia di Albano. La figlia di Albano, sì, perlomeno. So come si chiamava, mi ricordo il nome. Quindi, ecco, queste sono situazioni che possono trovare una spiegazione, come anche altre possibili spiegazioni. Potrebbe darsi anche che siano legate a questo, ma mi sembra un po' esagerato, e anche il contesto. Lei era troppo ampio. Cittadina dello Stato del Vaticano, aveva frequentazioni. No, ma infatti non stavamo parlando specificatamente della Orlandi, piuttosto di quelle altre ragazze che, ripeto, sono parecchie decine e non sono cittadine vaticane. Però, insomma, magari potremmo tentare di approfondire. Un altro caso, quello non è scomparsa, ma è un delitto, è quello del delitto di Via Poma, che è rimasto. Vabbè, qui rischiamo di allargare. Oggetto dei lavori della Commissione Antimafia in questo periodo. Ah, ecco. Magari c'è un articolo sulla Gospia. Non abbiamo mai affrontato il diritto di Apoma. Il 9 settembre di quest'anno. Ok, perfetto. Approfondiremo e magari riusciremo a parlare anche di questo, sulla Gospia. Allora, detto questo, signori, dottor Minnini, dottor Antonioni, Alvaro, è stata una puntata molto interessante, tanti sono stati le interazioni con il pubblico, ovviamente è impossibile poter leggere tutti i vostri commenti, cercheremo in qualche modo di rispondervi nei prossimi giorni. Ricordiamo a chi ci sta guardando che questa puntata resta disponibile su tutti i nostri canali, in particolare, se non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube, siamo anche su Twitch e su Facebook. Se vi è piaciuta questa puntata, vi invitiamo a condividerla e non ci resta a questo punto che augurarvi la buonanotte. Grazie ancora al dottor Minnini, grazie all'avvocato Antonioni, grazie al giornalista Alvaro Fiorucci. Non toccate nulla, perché noi ci salutiamo velocemente nel backstage. E a questo punto, buonanotte a tutti.